Ciao a tutti ragazzi, sono Facos Game Over e bentornati con un nuovo episodio di Dagobah Z Kakarot. Oggi ragazzi andremo a continuare con la saga degli Adoidi. Nello scorso episodio ragazzi, ovviamente non inizieremo ancora. Mi sono fatto ragazzi qualcosina. Mi sono fatto qualche una missione per conto mio, perché se no ragazzi non partivamo, e che se no raga sarebbe stato una rottura di palle. Bene, io direi proprio di continuare con la storia. E speriamo che comunque raga, se siete perso i video precedenti dell'allenamento con Goku, Piccolo e Gohan, mi raccomando recuperate i video sopra in altre schede. E condividete con i vostri amici e lasciate tanti like, raga, come sempre, se volete prossimi video, ragazzi, sul mio canale che è la serie su Kakarot. Vi porterò i video ogni giorno qua su Kakarot. Non mancheranno, ragazzi, non vi preoccupate. Inizia un altro addestramento. Trunks no keikoku I kara 3 anni 3 sono nen no trascorsi tsuki ga fetta, nagare. il fatidico ついに 5月 12 12日 maggio è がやっと。 finalmente Gohan-chan giunto. mo Goku-sama mo Siete Piccolo-sama, prudenti voi tre? kinsuke-to bento Siete motte kareka? sicuri di non aver portato il pranzo? No, ma Iyo. grazie comunque, mamma. Sumane-chichi. Scusa, Kiki, noi Ikero. andiamo. E Goku, avete i sintomi del cuore. Sta per Iyo. sentirsi male. Kinosei Prova a ka? mi mettere, non è niente. Come vedete, ho fatto pure l'allenamento con Vegeta. Avevo portato tutta roba a padre qui di ragazzuoli. Ho fatto proprio il conto mio. Prendiamo un po' di oggetti in più. E adesso, ragazzi, procedere. Sono trascorsi 3 anni dalla visita ai Trunks. Ultimato allenamento, Goku e gli altri partono per riunirsi ai loro amici. Durante il viaggio, Goku sente una strana sensazione a petto. Sta per iniziare, ragazzi, che Goku sente la malattia del battito del cuore, che i sintomi virus sta per essere contagiato, ovviamente. Ma di sicuro, ragazzi, affronterà ovviamente C19. E così ragazzi avvertirà i sintomi quando si trasforma in Super Saiyan. Ma adesso ragazzi andiamo avanti e scopriremo di più nel dettaglio possibile. Son Goku, Dimmi Goku, pensi che abbiamo una possibilità di battere questi nemici? Non saprei, lo scoprirremo quando li affronteremo. Allora, affronta il nemico in istanza per Pai Pai Tower. Molto bene. Come vedete ragazzi, ho anche fatto salire di livello Goku di livello 40. Io ragazzi ho anche fatto un po' di potenziamento di Goku. Potenziato un po' di mosse. La spera c'è Kidama ragazzi. Ma spero tanto ragazzi che questo episodio vi piacerà tanto. Eccoli qua. Così i guerrieri si riunirono nel bel luogo all'orario comunicato da Trunks. Ad atterrare c'è Bulma, ansiosi di vedere gli Adoidi con i suoi stessi occhi. Tuttavia la ragazza non è sola, infatti tiene in braccio un bambino. Il piccolo Trunks, il figlio che ha avuto da Vegeta. Tutti sono sorpresi di vedere il bambino a parte Goku. Tuttavia, l'imminente arrivo degli Adoidi li fa tornare alla realtà. Mentre Goku e gli altri si preparano nella città, scoppia improvvisamente un incendio. E sappiamo di chi è la colpa, ragazzi. Che sta succedendo? C'è stata un'esplosione. Sono gli Adoidi. Non c'è modo di capirlo da qui. Com'è possibile? Non ho percepito nulla. Ma certo, sono Adoidi, quindi non hanno un'aura che possiamo percepire. Stai scherzando, vero? Dove possono essere? Se non riusciamo a sentirli, non ci resta che andare a cercarli. Andiamoci! Andiamoci, ci li troverete io, ti chiedo. Guarda, tu aiuta le persone coinvolte nell'esplosione, ok?
L'attacco degli addoidi. Iniziamo, raga, rompere il culo. Andiamo. Forza, raga, let's go. Demoliamoli. Parla con tutti e ottieni altre informazioni sugli adoidi. Andiamo. No. Porco Giuda, ho sbagliato. Andiamo, let's go. Oh, meglio. Si parte. Ecco qua. Oi, quelli. Quelli, come sta andando? No, bene, Goku. Quegli adoidi non sono qui. Ok, se non trovi uno avvertici. Va bene, allora. C'è qualcun altro che dove... Yara, dovrei andare un po' in giro. Va bene, andiamo a vedere. Dunque, meglio seguire tutta la mappa. Eccoli qua. Let's go. Molto bene. Ecco qua, piccolo. Aspetta, oh, a posto. Picco. Qualche novità, piccolo? Nessuno c'è la traccia di lui. Capisco, stai guardia. Ok, andiamo a parlare. Sicuro forse ci sarà Yamko da qualche parte. Oh, ecco il punto. Andiamo. Forse dovrebbe esserci anche... Ui, troppo veloce. Dov'è? Ah, Tessi. Eccoli qua. Tessina. Goku, scusa, ma ancora non ho tratto quegli adoidi. Neanche io, c'è un posto in cui abbiamo cercato. C'è una gada ora che sta per scoparire. Yamko. Bene. E Yamko ha trovato gli adoidi. Eccoli. Adoide misterioso. Kuri. Yamcha, ma dai, ikiteru. Senzo, sakki in toko ni oite kichimatta kara, tsurete itte tabesaite kure. Wakatta. Quindi siete voi i famosi adoidi? Che strano, come sapete che siamo adoidi? E sapevate anche che siamo apparsi qui, perché? Non prendiamoci chiacchiere, fatevi sotto. Molto bene. Aspettate, non dobbiamo coinvolgere gli abitanti, spostiamoci in un posto vuoto. Siete d'accordo? Un posto vuoto? Nessun problema. Scegli pure il posto in cui preferisci morire, Goku. Come conoscete il mio nome? No, scusate, come conoscete il suo nome? Li conosciamo tutti. Tu sei Pico e tu Teshinami, giusto? Ne parleremo dopo. Andiamo. Allora, esperienza. Guarda che non abbiamo fatto niente. Allora, a Goku sarà di livello 4-1. Buono, così andrà meglio. Ok. Vai verso il torre, il corte di Chirazade. Vabbè, non avevo letto bene. Vabbè, aspettate. Isole dell'estremo sud. Allora, l'isola dell'estremo del sud. Non vorrei sbagliarmi. Pelle di coni. Vediamo. E sarà quelle... No. Scusate. Ah, raga, vi avviso un attimo una cosa. Ah, ecco il punto. Vi informo, ragazzi, che ho preso pure il Senzu per battaglia. Che, raga, non ho molte cure, che non sono riuscito a far male bene i zeni, raga. Alcune io avevo speso. I temimi adoidi si sono finalmente fatti vedere, ma essendo privi di aura si mostrano avversari estremamente difficili da coprire. Goku li attira in una zona disabitata per evitare altre vittime. Mi dice, raga, ho appena preso il Senzu, raga, dello scorso video. Io ne ho come due, così, raga, se ci troviamo in difficoltà in battaglia. Però, raga, per sicurezza farò molta attenzione e speriamo, ragazzi, che non ci romperanno il culo. Ecco qui. Dunque, porta gli adoidi in un luogo. Disabitato, guadagnato trofeo. Sapienza sconfinata. Dunque, no, aspetta. No. Cazzo. Ah, ecco il posto. Shish. Meno male. No. Oh, meno male, raga, per il tempo. Il culo. Ok, qui è perfetto. Dove vuoi andare, Goku? Adesso basta. Combatteremo qui. Non approfittali della nostra gentilezza. Forza, demastiamo.
Prima di combattere dovete dirci come fai a conoscerci. Va bene, te lo dirò. Goku, ti osserviamo da parecchio tempo. Grazie dei minuscoli robot ricognitori a forma di seto, sia da torneo mondiale che quando hai combattuto contro Piccolo e Vegeta. Ho ripreso le mie ricerche dopo che hai distrutto l'esercito del Re Dripo per trovare il modo di eliminarti. Vedi il rancore che ti muove. Esatto, sei stato tu a croccare il sogno del Re Dripo di conquistare la Terra. Solo il Dottor Gelo è sopravvissuto. Valide come se il Dottor Gelo fossi tu. Che sciocchezza. Io sono una sua creazione. A noi del numero 20. Il Dottor non è più questo mondo. Dimmi una cosa, mi avete spiato anche su Namek? Non c'era bisogno, abbiamo preso perfettamente le tue capacità dopo lo scotto con Vegeta. Allora siete nei guai, vi siete persi la parte migliore. Cosa? Non lo vedo. Vi siete scavati la fossa da soli, non sapete nulla del Super Saiyan. Ecco qua! Capisco, impressionante, ma niente di cui preoccuparsi. Numero 19, sarai in grado di sconfiggerti anche da solo. Davvero? Dai raga, voglio sfondare il culo questo rottame. Fatti sotto, brutto rottame in merda. Vediamo che livello è. Vabbè, 37, te. Ci metterò un secondo, ma me ne ho su sotto. Te, voglio fare una super Kamehameha. Mi capito con te, vecchio. Oh. Cazzo, va. Aspetta, mi fermo. Ah ragazzi, Goku, sette al fallimento e stanchezza. Aspettate che mi carico un po' l'aura. Vai! Oh, adesso! Vai, 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 vai! Devasto! Una tassù pecca, mamma mia! Aia! Che botta! Ecca! Oh, la destra, aia, guatti a mamma tua. Mica brutto tipo. Noi, meno ma, no, vabbè, mo va. E ti rotta, oh, ecca, oh cazzo. Non mi apri per, se ti rottame, mo, hai cagato il te. Così, l'ho distrutto così. Grado S, e meno male. Oddio, raga. Guardate Goku, intanto sto a livello 42. Senta affaticamento. Raga, forse per quello che gli succede. Sta per sentire i sintomi degli fatti. Fa fatica, non ci riesce. Son Goku wa naze ka shoubu o asette iru. Sude ni zenryoku ni chikai tobashikata da. Sore nano ni, ano zama wa nanda? Mamma mia, ecco la Kamehameha. Però mi ha assorbito l'energia, mannaggia. Kyushusto. Son, Kikouha no tagui wa utsu da. Koitsu ra te kara ki wo sui toru zo. Ki wo sui toru? Jōdan ja nei ze. Oe. Sonna yasu yōsu ga hen da zo. E infatti raga, sta iniziando la malattia che sta avendo. Non aveva ancora preso però la medicina. Comincia a sentirsi. Raga, non scorso episodio stava bene, ma mo, trascorsi 3 anni. È venuto adesso questo momento, l'attacco di cuore. Quindi non può combattere. Mamma. Goku. Mi sta assorbendo la sua energia, brutto stronzo. È arrivato Vegeta! Kakarotto o taosu no wa kono ore no yaku da. Kisama ra Garakuta ningyou no deru maku ja ne. Vegeta! Sakki wa acchi no hou de
すごい気を感じたけど、今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられて、クリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた。心臓病を発症したらしい。そんな。La cosa che possono fare è portarlo via da qui e dargli la medicina che gli hanno dato a Tax. Ma ragazzi, c'è un'altra scena fighissima. Godetela, ragazzi. Kisama no aite wa kono ore da. 20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな。知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。エコバー、トラスフォーマート、che figata。スーパーサイヤ人。Si è trasformato。Bellissimo。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。ええ、バー。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせた。Lo scorso quel tuo sorriso è un'espressione di puro terrore。Mamma mia, le spagliette di Vegeta sale a livello Tetas. La trasformazione Super Saiyan di Vegeta è ora disponibile. Avvicinati alla 219 e affrontalo. Mamma mia, raga, bellissimo. Raga, guardate che cacchio di spettacolo. Ma io, ragazzi, vorrei concludere questo episodio. So che ci tenevate a vedere lo scotto. Ma no, che cacchio la dico. Ma che cacchio dico? Voglio affrontare. Ora che sono un Super Saiyan, non ho più rivali. Forza. Ma che dico, raga, cocudo, raga, scherzavo. Vai, scateniamoci con Vegeta. Vediamo, cannone. Brutto pezzette. Yeah. Eppure ve l'ho detto, no, su pezzetto. Cacchio vai, ricco, un cannone Galick, e vabbè, non lo beccato. Via, raggio cura. Non ho mai che mi ha fatto niente. Vai, così. Allora ragazzi, siamo in detto un po' a livello basso. Adesso vi metto energetico. Di più, non ho manco sfatto un colpo. Olè, malato. Ti piace, eh? Pista, pica. Aia. Mamma mia, che dolore che troverai di più, pica. Oh, fate una picca, vero? Mamma mia, oh dio mio, si fa più una pippa. Che cacchiera di adoide sei, però. Nani o
Ma che volevi fa? Ma che volevi fa? Ma per favore, ma che volevi fa? Ma va a caga. Beccate sto cannone Gallic, ma manco della memoria di savere. Oh oh oh. Mamma mia, raga, voglio attivare lo schiatto solo qua del più o meno di metà vita. Oh, attenzione, meno male che mi sto parato. Vai così, bravo Vegeta, mannaggia su qua. Poi ma buonissimo. Rotolo canne di meda, mozze troppo in un pesce a mocche che è macro della vergine. Proviamo la scarica di Vegeta. Vai, super stai all'attacco. Oh, raga, oddio. Boom, distrutto. Grande Vegeta, che bella scarica. Gado S, GG, e sale livello 39. Top. Stupendo, ragazzi. Ecco. Super Vegeta no Big Bang Attack da. Madonna, che spettacolo questa esplosione, che figo. Una bestia Vegeta. E distrutto. Spettacolo, raga. Che potenza. Grazie. Ho usato parecchio potere in momento opportuno per sconfiggermi. No, fatti solo. Anche se sei più forte di quanto credessi, non sei assolutamente alla nostra altezza. Non ti lascerò scappare. Ecco. Vado anch'io, voglio vedere la fine di quella droide con i miei occhi. Vengo anch'io. Io pure. Va bene, ma non cercate di combattere, non è un avversario con cui potete competere. Vuole seminarci nascondendosi tra le rocce, se lo trovate avvertite tutti. La minaccia degli odoidi aumenta. Ogni singolo odoide che troviamo li spacchiamo in culo. Piccolo e gli altri corrono l'inseguimento dell'adoide numero 20. Purtroppo non riescono a raggiungerlo e finiscono solo per perdere tempo prezioso. Quell'adoide è molto più scato di quanto credessi. Nessun segnale da guardare dagli altri. Sarà meglio sentirli giusto per sicurezza. Allora, parla con tutti e ottieni altre informazioni sui adoidi. Allora, andiamo un po' su. Ecco qua. Non affrontiamo nessuno, nemmeno un nemico, se fosse lame di Pippo. No, ma dai. Madonna, ma mai possibile che devo sempre portare le scassa male? Ma wa, lo sapevo, sempre scassapare, solo scassapare che mi Ma dai raga, ma mai è possibile che non riesco a andare da un nemico? Anzi, vorrei evitare di andare da un futuro nemico e no, che cosa mi capita? I minchioni dei Cybine e mi rompono le palle, appunto, mamma mia. Allora, io mi sono già rotto le palle. Questa parte, raga, dovrò proprio tagliare. Vabbè, ragazzi, l'ho dovuto eliminare per colpa di sto Saibaime che ha dovuto sempre venirmi addosso. Allora, dove stava dato? Ah, sì. Allora, il primo è Gohan. Allora, l'hai trovato. Soka. Qua non c'è niente.
Mannaggia quelli dannati. Mannaggia quel maledetto, sai, baime delle palle che ha dovuto rompermi le scatole. Proprio i nemici più strozzi su Dragubo mi sono dovuti capire. Mortacci a loro proprio. Andiamo da qui. Niente, quindi non la manco trovato. E vabbè qua. Oh, è qua se riesco. Mamma mia. Mi sono timore di. No, di nuovo raga che mi cazzo. No. Dudo, Tenshinhan. Ya. Ore no me demo mada sagashi dasen. Era meglio la casa per memo X, che stupido. Vabbè ormai. Zaku wa iru yō da na. No, ti prego, ti prego. Vai, go! Il modo è finito, vezzetto. Ecco, ho perso pure la vita, è colpa di questo maledetto figlio di Viva. Vegeta, lo vedi? Vegeta, lui è più veloce 4 per sasso. Oh, grazie a Dio. Andor, sei by mecca. Maledizione, non possiamo perdere di vista. Adesso raga, un bel casino adesso. Però dovrebbe nascondersi da qualche parte, quel ricchione. Eccolo qua. いや、これでは仲間を呼べまい。では、エネルギーをいただくぞ。ご飯、来てくれ、人造人間が。ピッコロさん、あっちだ。このまま死んでしまえ。 Meno male che ho usato la mente per chiamarlo. Grande Gohan. No, Zedo. Aizu ni miscaru wake wa. No, sei finito, vecchio ribabito. Tascata zo, Gohan. Krillin-san, Piccolo-san ni senzo. Oh, lo ha fatto. Bene, lo ha fatto quel pezzo di rottame. Preparati a crepare, male. Oh, bene. Raga, bel problema, sono qua forte di vita. Che cazzo fa? Che vuoi fa? Oh. Mamma mia. Raga, non. Oh, cazzo. Andiamo lutta a cola. Vabbè, mi è seguito una bella stramata. Raga, facciamo una cosa. È meglio fare un po' di attenzione, raga. Non so neanche che cazzo l'abbia usato, ma cosa. No. Dovevi fare. Mannaggia me che. Ok, perfetto. Ma che fa? Oddio, che mi ha fatto? No, ma ha subito le mie. Oh! IQ! Ahi! È libero! Oh, mamma! Mannaggia sto stozzo, ma tolto da vita! Mannaggia miseria, raga, dovevo usare un sempre per colpa di stozzo. Disgraziato! Ha subito pure la metà vita che avevo! Male che mi so parato i tempi. Raga, mi so che ci mettevo un po' ad affrontare. Oh, sta mosso maledetto. Mamma mia, raga, che fu di schivato. No, non devo subirmi ancora. No, mamma mia, che culo. Oh, mamma. Mamma mia, stava. Mamma. Quanto dura. Oh, mi hai staccato. Vai, vai. Oh,
吸収したはずなのに。俺たちは戦いで一気にエネルギーを放出させる。貴様がさっき奪ったエネルギーを知れたのだ。Dai, oh dai, non è possibile, ma non è possibile, ma vedete quanto gliel'avevo lasciato, è da vita. Dai, dai, muovi. Mamma mia, raga, 4 ore ci ha avuto per ammazzare lo stu vecchio. Gado, ah, mamma, sono salito poi di vero tetto a sé, mannaggia stu vecchio di bambino. Perfetto, raga, non ho più cure. E ho finito il senso, sono fottuto, raga, mo ci vorrà un bel po' che possa di nuovo curarmi. Spero, raga, che abbiamo finito e che, raga, non ce la faccio più, ma rotto le palle piene proprio. Ne ho avuto le palle piene con questo androide di merda. Onore, piccolo mademo ga koko made chikara o agete ita to wa とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ヤッホー、エヴタボーマ、貴様らには絶対に勝ち目はない。17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ。おかっこ、母さん。やら、ho usato la mossa per poter scappare. Vigliacco. Povero piccolo. ありがとう、君。トランクス。トランクス。トランクスだと。Ecco. 俺のガキと同じ名前だ。Ecco qua, vai, ho scoperto tutto.そうか。お前は大丈夫でしたか。お前、あの時のわざわざ来てくれたのか。お前結婚なと。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか。くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。come non ti interessa, ti interesserà poi nelle altre parti. Mentre venivo qui mi sono imbattuto in quel che rimaneva di un adoide. A quanto pare gli adoidi che avete affrontato sono diversi da quelli del mio tempo. Ma allora con chi diavolo abbiamo combattuto? Non è un gran problema, giusto? La storia è cambiata solo un pochino. Quindi quel vecchio inquietante era un adoide. Sì, assomigliava molto a Dottor Gelo. Ho visto una sua foto in un libro. Magari è diventato un androide per prolungare la sua vita. Non ci credo. Quindi il fatto che io sia venuto nel passato ha cambiato la storia. Quel tizio ha parlato degli androidi numero 17 e 18. È di loro che parlavi, giusto? Dici, come sono fatti? Dunque, numero 17 ha l'aspetto di un ragazzo con i capelli lunghi e neri. E porta sempre una sciarpa. L'androide numero 18 è una ragazza e si veste più o meno come me. Una ragazza, sul serio? Uma, sai dove si trova il laboratorio del Dottor Gero? Probabilmente è lì che si è ritanato. Sì, sembra che sia sulle montagne a nord e dovrebbe averlo costruito all'interno di una grotta. Ma non sapevo che lavorasse per il Red Ribbon a sud. Allora è deciso, troviamo il laboratorio e lo distruggiamo prima che il Dottor Gero possa attivare i due adroidi. Credi che vi permetterò di agire in modo così codato? Aspettiamo che li attivi e li emendo tutti con le mie mani. No, dobbiamo distruggere il laboratorio prima che si disperda. Anche se non ci riuscissimo, per evitare di combattere finché Goku non si riprenderà. Non ho bisogno dell'aiuto di Kakarot. Dimentichi che ora io sono un Super Saiyan. E comunque i quattro principi dei Saiyan sono sicuramente più forti di lui. Nessuno potrà ostacolarmi. È sempre testato, Vegeta.
Forse Jeter potrebbe riuscirci ora che ora è il Super Saiyan. Anche io sono un Super Saiyan, ma di fronte a quei due non ho potuto fare nulla. Lo seguirò. Non ho certezza facile, ma voglio lasciare morire di nuovo mio padre. Padre, ha detto padre, che te ne va a dire? Ormai non c'è più tenere il segreto. Lui si chiama Tax, tuo padre Vegeta, la madre sei tu. In altre parole, lui è il bambino che tieni tra le braccia venuto dal futuro. Cosa? Davvero? Che faccio? E questo spiega perché può diventare un Super Saiyan. Comunque sia, sarà meglio distruggere gli adoi di prima che si risvegliano. Venite con me, andremo a cercare il laboratorio del Dottor Gero. Giusto. Hai ragione. Ok. Ma puoi informare mio padre ciò che stiamo facendo e dirgli di raggiungerci quando sarà guarito. Va bene, ma come posso farglielo sapere? Il mio aereo è stato distrutto. Guarda, portala a casa tu. E si tratta solo di distruggere tutto, ce la faremo anche senza di te. Va bene, ma fate attenzione. Ok, andiamo a... Dobbiamo arrivare prima di Vegeta, sì. Mamma mia, raga, che situazione. Esperienza. Okay. Va bene, vai da parodia della mappa degli... Vabbè, vai verso Polonia di Dalige della mappa. Vabbè ragazzi, direi di fermare questo video. È stato una battaglia assurda affrontare Dottor Gero, che è un garo, che è uno strozzo. Ma nel prossimo episodio andremo a affrontare C17 e C18. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Fatevi sapere se il video vi è piaciuto. Lasciate come al solito tanti like, condividete con i vostri amici e commentate se volete che continui con questo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, link in descrizione, i miei profili social. Condividete con i vostri amici. E noi ragazzi ci vedremo per un prossimo nuovo episodio. Ciao ragazzi!